Vitamina C, impresa cooperativa e business model. Vuoi trasformare la tua idea in un'impresa? La prima cosa è decidere la forma societaria. In Italia hai tre possibilità: l'impresa individuale, ideale per lavorare da solo, società e cooperativa per lavorare insieme ad altri soci. Ma in cosa differiscono società e cooperativa? Le società hanno finalità lucrative, mentre la cooperativa nasce con uno scopo mutualistico. I soci di una cooperativa hanno l'obiettivo di crescere insieme, aiutandosi per ottenere migliori condizioni di lavoro e dei servizi. Ma se una cooperativa si basa sullo scambio, può avere un guadagno? Nessuna impresa può lavorare in perdita, quindi anche le cooperative realizzano un guadagno economico. Questo non è destinato a una redistribuzione tra i soci, ma viene reinvestito per lo sviluppo delle attività di impresa e per l'istituzione di servizi comuni. Cos'è un'impresa cooperativa? Una società in cui tutti i soci hanno diritto di partecipare attivamente alle decisioni, indipendentemente dal capitale, secondo il principio una testa, un voto. L'impresa cooperativa si fonda su principi e valori: l'adesione volontaria, il controllo democratico, la partecipazione economica dei soci, l'autonomia, la formazione, la cooperazione tra cooperative, l'impegno verso la collettività. Quello cooperativo è un modello di economia alternativo, riconosciuto anche dalla Costituzione. L'articolo 45 dice che la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Le cooperative sono di diverse tipologie in base all'attività svolta. Ci sono cooperative agricole, sociali, di edilizia, di trasporto, di credito, di consumo, di produzione e lavoro. La cooperativa si costituisce per atto pubblico in presenza di almeno tre soci fondatori e di un notaio. I due documenti fondanti sono l'atto costitutivo e lo statuto, che definiscono regole e oggetto sociale e contengono le norme per il funzionamento. Ogni impresa, per funzionare, si basa su una progettualità, il business model. Tra i diversi modelli esistenti, utilizzeremo il business model canvas elaborato dall'economista Osterwalder per esplorare l'imprenditorialità in ambito cooperativo e costruire la tua impresa.